Ciao amici da Frank Bianconero, commentiamo questa bruciante sconfitta della Roma. Io lo chiamo tonfo mou, perché intanto cominciamo col dire che basta dare questi rigorini che in Serie A ne hanno dati una quindicina in questa maniera, parlo quello dato al Venezia. Tocchi leggeri, furbizia dei giocatori, il rigore la penso come tanti, devono essere cose abbastanza nette e serie. Per me quello non era rigore, ma detto ciò andiamo alla partita. Un Venezia che si fa preferire perché oltre al 3-2 finale, due traverse, due miracoli di Rui Patricio che alla fine sarà tra i migliori in campo, a prescindere che la Roma poi doveva cercare di attaccare. Ma possiamo anche discutere a un grande allenatore che è stato nelle scelte, perché in una Roma che si deve ricostruire, una Roma che si deve rifare, tenere fuori Zaniolo per me è una bestemmia dal punto di vista tecnico, e questo parlo soltanto dal mio punto di vista, dalle mie opinioni. Anzi, io avendo una punta come Abraham, metterei proprio un albero di Natale. Pellegrini non stava bene, dicevano, ma ha giocato benissimo anche oggi. Ad albero di Natale, dietro Abraham, Pellegrini Zaniolo o Zaniolo Mkhitaryan. Perché io posso anche dire tutto quello che volete, ma qualità poca. Se la togliamo e la mettiamo anche in panchina, come io spesso dico su Allegri, che bisogna migliorare. Perché la qualità bisogna migliorare. Se alle interviste diciamo sempre è l'arbitro e sono stati i giocatori delle seconde linee e del motivo non mi ha fischiato quello e protesto col quarto uomo, non si migliora mai e soprattutto nelle piazze dove non si vince da tanto. Non bisogna mai dare alibi, dal mio punto di vista, sia ai giocatori sia all'ambiente in generale, perché se no poi si guarda il dito e non la luna. Questo è ciò che penso. Perciò non si parla qua di essere tifosi di una squadra o di un'altra, perché chi mi segue sa che sono un appassionato e cerco sempre di essere obiettivo ed equilibrato, qualsiasi partita vede, qualsiasi cosa bella o meno bella, la dico in maniera sempre, credo, abbastanza corretta. Mourinho per me è stato preso per dare, e lo dico tranquillamente, per dare diciamo un lustro a una piazza stupenda come la Roma che non vince da tanto, ma voglio ricordare che Mourinho è stato licenziato o esonerato le ultime 3 volte consecutive per problemi nello spogliatoio. È una squadra che non ha qualità eccelsa negli 11 titolari, tu mi fai fuori Zaniolo e Mkhitaryan, secondo me perde di valore questa squadra, perché proprio lui ha detto che le seconde linee non possono fare nemmeno la Serie B in Italia. Questo è quello che ha detto. Perciò noi dobbiamo sempre essere equilibrati, obiettivi e dire che è stato un grande allenatore, che anche la voglia, lo stimolo, il far gruppo, anche questa cosa sta venendo meno. E il cuore non basta più, perché anche se stai perdendo 3-2, mancano 20 minuti, non vai avanti alla Carlone e rischi di perdere 4-5-2. E il 3-2, anche se meritava il pareggio, perché per me la Roma non meritava la sconfitta, poi va a finire che fai una brutta sconfitta e ti vengono addosso critiche, soprattutto in una piazza vogliosa di vincere e che i primi inciampi comincia ad essere ardente come ambiente. Perciò poi ci vuole un po' più logica, questo è ciò che penso per quanto riguarda la Roma, perché io con l'arrivo di Mourinho ho detto le qualità dei giocatori, parlo almeno nei 13-14 elementi ovviamente, non nella totalità della rosa, potesse fare molto e può fare ancora, mancano tantissime partite, molto 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 bene in campionato. Se veniamo a Venezia, Venezia è interessante, Kine Busio, l'avevo detto all'inizio anno, che è un acquisto interessante, Aramu, Aps. Comunque Caldara, se si riprende un po' in forma, per il Venezia è un lusso come difensore. Hanno delle belle trame di gioco, quello voglio dire io. Quello che rimprovero io stesso alla Juve è che a volte vedi la partita e non sai che trama di gioco possa avere. Anche il Venezia è abbastanza riconoscibile perché comunque non si chiude e basta, comunque cerca sempre di offendere, ha delle buone trame offensive, riparte sempre molto bene perché oggi poteva fare alla Roma, soprattutto dopo il 3-2, altri 3 gol tranquillamente. Perciò ottimo a Zanetti, 39enne, sta facendo molto bene, ha messo in chiaro le cose. Anche i sostituti del Venezia sono entrati bene, al contrario anche di quelli della Roma a partire da Zaniolo. Perché
perché i giocatori sono viziati e quando si sentono forti e li metti da parte, questi ti vanno sempre contro. Questa purtroppo non è una regola o non succede il 100% delle volte, ma l'80% succede. I giocatori tutti, quelli che si sentono forti, per me Zaniolo, lo dirò sempre, Zaniolo, Barella e Chiesa per me sono i crack del calcio italiano, non va mai tenuto fuori. Può fare qualche prestazione opaca, ma la sua forza, la sua potenza, il suo tiro, la sua cattiveria anche agonistica può sempre servire in una squadra che non eccelle in queste capacità. Questo è quello che penso di questa partita. La Roma ha perso, spero, e i media tipo Mangiante di Sky, che è tutto un altro mondo da comune, che soprattutto i risultati li fanno i grandi giocatori, e quando non li hai si viene messi sempre in discussione. Perciò la Roma deve fare altri acquisti negli anni che vengono, e Mourinho non è il risolutore di tutti i problemi, perché poi Mourinho ha i suoi difetti come ce li abbiamo tutti, perciò non va sempre salvato a prescindere o non va sempre criticato a prescindere. Ditemi voi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, viva sempre il calcio e viva sempre le critiche costruttive e viva sempre i commenti per discuterne, non per insultare o mandare a quel paese, perché da me troverete sempre una sponda per poter avere opinioni diverse e ragionamenti sempre di buon livello civile ed educativo. Ciao a tutti da Frank Bianconero.